E a Venafro lo scorso weekend un'iniziativa all'insegna dello sport ma anche della solidarietà. Al Marchese del Prete si è svolta infatti la settima edizione del Memorial Maria Nucci. Voglio dedicare un saluto a mia figlia. Che da lassù ci guarda sorridendo. Ciao Maria. Spesso più che ascoltare le parole conta sentire le emozioni, in questo caso quelle di Giampiero Nucci, papà di Maria, scomparsa 8 anni or sono a 16 anni a causa di un male incurabile. Eppure lei, con mamma Rosaria e papà Giampiero, ha lottato fino all'ultimo, grazie anche al sostegno dell'associazione Davide Ciavattini, la ONLUS che a Roma ospita e assiste gratuitamente bambini in cura all'ospedale Bambin Gesù. E lo scorso weekend al Marchese del Prete, per il triangolare tra giovanili di Napoli, rappresentativa Molise e locali dell'US Venafro, intitolato alla memoria di Maria Nucci, c'era anche Luigi Ciavattini. È il papà di Davide che, dopo averlo perduto a causa della leucemia, da 25 anni con l'associazione a lui intitolata è a fianco delle famiglie e dei bambini che soffrono e lottano per la vita. Ci siamo messi insieme, ci siamo guardati con altre famiglie e con un infermiere e abbiamo fondato l'associazione. Infatti una delle prime cose che abbiamo fatto è quella di comprare dei letti per le mamme. E poi dopo, non contenti, abbiamo preso degli appartamenti in affitto dove ospitavamo le famiglie e fino a 4-5 anni fa ospitavamo 11 famiglie. E poi adesso da un paio d'anni a questa parte siamo passati da 11 a 17 famiglie. In più abbiamo un pulmino che la mattina prende la mamma e il bambino riporta in ospedale per fare il day hospital. Questo perché? Perché il papà può tornare a casa a lavorare. Col tempo poi ci siamo accorti che insomma avevano bisogno anche di un supporto psicologico e quindi abbiamo preso una psicologa che una volta a settimana viene nella casa e quindi sta affianca appunto alle famiglie e ai bambini laddove c'era bisogno. E quindi al di là poi dopo dell'assistente ludica noi abbiamo anche la clown terapia. E quando un bambino va a fare un puntato midollare o va a fare una terapia invasiva e quindi ha bisogno di essere sedato, il bambino si addormenta con i clown e quindi i clown lo distraggono, fanno ridere, il bambino si addormenta e non si accorge di nulla. E quando si risveglia ritrova chiaramente i genitori di fianco e anche il clown che continua, no, la sua terapia. Danno tutto quello che si può dare ad una famiglia che non può permettersi di vivere con un figlio con una malattia così grave in una città come Roma che, come tutti ben sappiamo, è carissima. Loro, come ha detto il presidente prima, danno tutto gratis, vitto, alloggio, in poche parole la gente che sta dentro non paga un centesimo. E noi, nel nostro piccolo, anche con un paese così piccolo, facciamo di tutto per far sì che questa associazione vada ancora avanti. Andare avanti dunque, e l'associazione Davide Ciavattini, come le altre ONLUS impegnate nella medesima meritoria attività, riescono a farlo grazie anche al fondamentale aiuto rappresentato dalle donazioni del 5 per 1000. E a proposito di aiuti concreti, tutti, anche quelli più piccoli, sono importanti e possono fare la differenza. A dare l'esempio il capitano del Napoli, Marek Hamšík, che ha donato la sua maglia autografata, divenuta il primo premio della lotteria di beneficenza del Memorial. Potrebbe essere un paradosso dire che gli anni, quando passano gli anni, il dolore s'allevia. Purtroppo penso che per un genitore non è così. Anzi, ti dico che più passano gli anni e più la mancanza fisica si sente sempre di più. Perché pensi adesso quanti anni poteva avere, quello che avrebbe potuto fare, quello che sarebbe potuto diventare, perché lei era una grande studiosa. Ed ecco perché ti dico che il dolore non si allevia, ma purtroppo aumenta, aumenta.